Allora, questo gruppo di ragazzi vengono praticamente da, mi sa, 5-6 anni, questa è la società che ti sa dire, diciamo, il periodo, il percorso che hanno fatto. Sì, okay. Io ti posso dire il percorso che hanno fatto in questi 3 anni, che è veramente stato un percorso notevole. Ci abbiamo provato anche il primo anno a vincere il campionato, sì? Ci è mancato poco. Secondo anno siamo andati bene, quest'anno ci siamo riusciti. Però il merito è tutto loro, sono dei ragazzi straordinari, cioè non si perdono un allenamento, sono sempre presenti, qualche volta fanno anche qualche capriccio, però vabbè, sono ragazzi. Perdoniamo tutto, però diciamo che io sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto, perché penso che abbiamo scritto qualcosa di importante a San Paolo. E vincere un campionato allievi provinciale è sempre una bella soddisfazione. Io una cosa che volevo chiederti è, dopo la vittoria, diciamo, di questo campionato, no? Questi ragazzi faranno, diciamo, inizieranno l'anno prossimo a giocare in un altro campionato? C'è la categoria, allora, si divide allievi provinciali, sì? Vincendo il campionato tu farai allievi regionali. Ah, ho capito. È una categoria più importante, dove tu ti vai a affrontare con squadre che di per tutta la regione. Non tutte, sempre, diciamo, Foggia, Cerignola, ah, okay. Però hanno squadre, diciamo, già in promozione, in eccellenza, invece noi siamo solo settore giovanile e scuola calcio. Ah, ho capito. Capito? Cioè, per noi è importantissimo, cioè, a San Paolo non è mai successa una cosa del genere. Ah no? Mai, no. Questa è la prima volta che in un campionato giovanile si vince a San Paolo. Io, in riguardo al discorso del tecnico, perché tu sei il mister della squadra, e mi dicevi, cioè tu sono 3 anni che stai portando avanti questo gruppo di ragazzi, sì. Perché, diciamo, tu alleni i ragazzi già un po' più grandi. Eh sì, perché ci sono altri allenatori. Le fasce si dividono con i ragazzi che sono piccoli amici, pulcini, esordienti, giovanissimi e allievi. Okay. Dopo l'allievi c'è la juniores, che è una categoria under 18. Ah, okay. Scusate, io non è che massico tanto. Dando un po' di... No, io una cosa che vorrei, Antonio, che le persone che ascoltino questa intervista e che noi metteremo nel web, sempre come di solito facciamo, no? I genitori dei ragazzi o genitori di altri ragazzi che sono intenzionati a iniziare a giocare, a far parte della vostra, diciamo... di questo gruppo, no? Di questa società. Per invogliarli a far sì che i ragazzi non si sbandino, perché sappiamo che il calcio, oltre ad essere uno sport. Penso che questo che abbiamo fatto quest'anno, questo percorso sia già abbastanza notevole. Penso che si avvicineranno anche dei ragazzi. Ma noi già, diciamo, che lavoriamo già per questo. Sì, no, perché io so che, diciamo, un mister, no, alla fine, oltre ad insegnare ai ragazzi il metodo di gioco, deve insegnarli a crescere, no? Sì, no, la prima cosa che... Diventa un secondo papà. No, la prima cosa sono le regole. Bravo. Allora, se non ci sono le regole andiamo da nessuna parte. Allora, la prima cosa sono le regole. Sacrificio al lavoro, che è l'allenamento. Sì. Queste sono le cose importanti, che noi l'abbiamo proprio di base. Queste sono le cose importantissime, perché se non hai le regole non vai da nessuna parte. Ok, io potrei prolungarmi e continuare a parlare insieme a te di tutte queste cose che veramente ritengo delle cose molto opportune per i ragazzi, perché conosciamo la società come non la vostra società, la società di vita normale, e sì. Quindi diciamo è difficile fare innamorare i ragazzi di questo sport, difficile, perché hanno altre attrazioni, ti dico la verità. Io che certe volte possono essere anche negative. Sono quasi 20 anni che alleno e sono stato fuori, è difficile. Portare i ragazzi al campo oggi e farli innamorare anche di qualsiasi sport, anche basket, pallavolo, per noi che siamo istruttori, allenatori, è difficilissimo, Roberto. Te lo posso garantire. Va bene, noi chiudiamo qua questa intervista con il nostro caro mister. Sì, ringrazio voi da De Saleo e tutta la società che mi ha messo a disposizione questi straordinari ragazzi. Noi logicamente vi diciamo che... Ultima cosa, noi abbiamo da fare una finale, certo, con il Cerignola, dove questa finale, se vinciamo, è un altro tassello che mettiamo a San Paolo.
A Cerignola o a San Paolo? È una partita secca che si farà a campo neutro, non sappiamo dove, però ti dico che praticamente noi abbiamo due gironi delle leve provinciali, girone A e girone B. Le vincenti noi siamo nel girone A, Cerignola e girone B. Ma si farà una finale. Si scontreranno girone A. Questa è un'altra cosa. Va bene, io vi dico che se voi ci invitate probabilmente potremmo venire anche nel campo neutro a fare delle foto. Sicuramente già siete invitati. Va bene, ok. Allora vi ringraziamo in diretta. Okay, ringrazio tutti. Sono in compagnia adesso del nostro capitano della squadra del San Paolo Calcio, giusto? Sì, sì. Silvio Vescovi. Silvio Vescovi. Silvio, raccontaci un po' questo gruppo, tu essendo il capitano comunque hai un po' di... Certo. Noi diciamo questo gruppo si è formato circa 7-8 anni fa e quindi siamo un gruppo molto affiatato. Siamo cresciuti insieme e quindi diciamo all'inizio abbiamo creato questa squadra senza diciamo ponerci nessun obiettivo, ma poi alla fine man mano vincendo delle partite, sono state tutte battaglie, siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo, vincere il primo campionato a San Paolo di Civitate. Tu come capitano che ruolo giochi? Scusa, forse è una domanda. Centrocampista centrale. Ah, centrocampista sì. Centrale. Quindi questo gruppo lo vedi un gruppo di ragazzi, sì, siete tutti uniti? Sì, sì, siamo molto affiatati. Io Silvio, giusto? Sì, sì. Quello che vorrei chiederti è, logicamente voi adesso il campionato l'avete vinto, l'anno prossimo vi aspetterà una categoria diciamo, diversa? Grazie a questa vittoria quest'anno non è ancora diciamo conclusa questa impresa perché dobbiamo fare una finale contro il Cerignola per passare appunto lo spareggio per l'anno prossimo giocare nei campionati regionali. Ok, io volevo chiederti anche, siccome noi della Desaleo sai che appoggiamo la campagna per Dea, la bambina, volevo che tu riguardo a quello mi dicessi pure qualche cosa. Innanzitutto come squadra gli siamo vicino, ma soprattutto vi chiedo di pubblicizzare e di andare sulla pagina Tutti Uniti per Dea per aiutare questa bambina all'operazione, per farla vivere in un modo migliore. Grazie Silvio, sei stato abbastanza conciso e bello, noi Roberto e Silvio vi salutano. Allora, sono sempre Roberto da Radio San Paolo by Desaleo e oggi sono in compagnia di due presidenti, non uno, il presidente dell'Associazione San Paolo Calcio, giusto? Salve, buongiorno. Salvatore Antonelli e con il presidente della Desaleo. Saluto a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori. E telespettatori, sì. Avete sentito, lui è il nostro presidente, si chiama Alfredo De Santo. Vabbè, va. Prego. Dunque, noi come Desaleo siamo onorati di partecipare a questo evento un po' particolare. Non è l'ultima, è l'ultima partita, vero, che fate? È l'ultima partita in casa. In casa, sì. La penultima di campionato. Però già sappiamo che i vostri ragazzi hanno avuto un ottimo risultato, ma adesso faccio parlare te. Sì. Matematicamente abbiamo già vinto il nostro campionato due partite fa, oggi ci tocca festeggiare perché è giusto che sia così, perché oggi arriva una vittoria importante non solo per la nostra società e per i nostri ragazzi che sono i protagonisti, ma bensì per un paese intero, perché noi lavoriamo in funzione dello sport per, come impronta di educazione e come impronta di rispetto per l'altro, e infatti oggi siamo qui anche per manifestare la nostra piccola Dea che ci sta così tanto a cuore, e i nostri ragazzi anche essendo piccoli capiscono bene cosa significa partecipare e fare queste partecipazioni per delle bimbe che hanno bisogno tanto tanto di aiuto da tutti quanti. Noi come Desaleo, torno a ripetere che abbiamo iniziato questa campagna di sensibilizzazione nei confronti della piccola Dea e posso ritenere che l'associazione sportiva Calcio San Paolo è stata vicina, ci sta vicino e sta facendo di tutto anche lei per sensibilizzare sempre di più l'opinione pubblica. Di questo pubblicamente voglio ringraziare la dirigenza, i giocatori e tutti quelli che girano attorno a questa associazione per la loro contribuzione alla campagna di Tutti Uniti per Dea. È una cosa bellissima, guardate, veramente. E se permettete io vorrei anche lasciare un segno tangibile noi della Desaleo alla vostra associazione. Ecco, adesso se immortaliamo questo attimo, devo dire grazie a tutti dell'associazione. Grazie a voi.
Grazie, grazie alla Desaleo che ci rende sempre la loro presenza così determinante. Grazie veramente di cuore a tutti quanti, grazie a quello che fate, e insieme sicuramente potremo fare tante altre cose per i nostri ragazzi, non solo per Dea, ma anche dei ragazzi comunque che hanno bisogno di tutto. Di nuovo grazie, e grazie veramente di cuore a tutti. Da Roberto della Desaleo by San Paolo, facciamo al contrario, il presidente Salvatore Antonelli della Federazione Calcio San Paolo di Civitate e il nostro caro presidente Alfredo De Santo, e diciamo che è la prima e l'ultima volta che mi vedete in televisione. Non è vero, non è vero. Ciao a tutti. Volevo dirvi che per fare le vostre donazioni c'è una pagina ufficiale, l'unica pagina ufficiale, che è Tutti Uniti per Dea, e in quella pagina troverete il codice IBAN per le vostre donazioni. Mi raccomando.